Con il presidente della SBA, Mauro Castelli, con un ospite prestigioso per questa edizione della giostra. Beh, insomma, dal punto di vista magari dell'equitazione non lo so, ma dal punto di vista della pallacanestro sicuro, perché Marco Sodini, insomma, ha fatto secondo me la storia della pallacanestro a Cantù quest'anno, perché ha preso una squadra, insomma, per me è l'allenatore dell'anno, e averlo portato ad Arezzo a vedere la giostra di Saracino, su sua scelta mi ha costretto a portarlo qua, credo che sia un onore averlo qua. Allora, prime impressioni di questa festa di popolo? È meravigliosa, festa di popolo. Noi siamo abituati, io sono di Viareggio, al carnevale, però lo spirito competitivo, i colori, i quartieri, poi avevo anche un anfitrione d'eccezione che obiettivamente mi ha fatto vedere Arezzo come non ero abituato a vederla. Ci sono molto affezionato a Mauro e ad Arezzo, è bellissimo. Poi c'è questa nuova avventura professionale, so, no? Sì. Non la possiamo dire ufficialmente, però la diciamo comunque. Sono contento perché c'è un progetto futuro, e qualche volta anche l'idea di fare un passo indietro in realtà porta a fare un passo avanti. Chiaro che Cantù era la storia della pallacanestro, ma per me non era possibile rimanere lì, e quindi sono contento. Qui abbiamo una realtà, insomma, che sta facendo delle grandi cose, con una squadra solo di ragazzi della città di Arezzo, con una giovanile che ha fatto un cammino bellissimo. Come si può crescere? Che consiglio diamo al presidente? Io non so se voi sapete, anzi lo sapete sicuramente, che Mauro mi ha chiamato per una consulenza anni fa. Da quel momento lì lui è cresciuto tantissimo e sa perfettamente che i passi vanno fatti mai più lunghi della gamba. Ma credo che l'inaugurazione della seconda palestra all'Estra domani sia la testimonianza del fatto che il cammino intrapreso non possa che portare a un Arezzo ai livelli che li competono in futuro. Spero prossimo.